al tema, veniamo al tema. Gli 8 mantra preferiti dai narcisisti o gli 8 slogan che ti servono per capire che fare con un narcisista. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema. Allora, quali sono gli 8 mantra preferiti dai narcisisti? Allora, prima di affrontare il tema, ricordo appunto iscriviti al canale. È importante perché ti fa bene. Allora, veniamo agli 8 mantra. Allora, il primo è: puoi fidarti di me, fidati di me. Questo è il mantra, dire, preferito dai narcisisti, fidati di me. Non puoi non fidarti di me, fidati di me. È il mantra preferito dal narcisista, perché il narcisista vuole. Ripeta appunto come un mantra che tu devi fidare e poi te lo ficca in quel posto, ovviamente. Quindi diffida di tutti quelli che ti dicono fidati, ricordati, excusatio non petita, accusatio manifesta. Se uno ti dice fidati di me è perché te lo vuol ficcare in quel posto. Garantito. Che sia narcisista o che non sia narcisista, te lo vuole ficcare in quel posto. Quindi chi ti dice fidati di me? Devi fare attenzione, devi fare attenzione. Secondo mantra preferito dal narcisista: smettila di attaccarmi, come se tu dicessi niente. Smettila, ce l'hai sempre con me, bla bla bla. Chi ti dice ce l'ha sempre con me è perché è lui che ce l'ha con te e proietta, perché il meccanismo proiettivo è un meccanismo che i narcisisti utilizzano in abbondanza. Lo utilizzano proprio in tutte le maniere. In tutte le maniere. Quindi chi ti dice questo, smettila di attaccarmi, smettila di fare, smettila di avercela con me, è perché in realtà è un narcisista. Quindi, o comunque è uno che devi togliere dai coglioni. Narcisista o non narcisista, te lo devi togliere dai maroni. Fa anche rima. Se ti rompi i coglioni, toglitelo dai maroni. E poi un'altra cosa, un altro mantra che recitano spesso i narcisisti è: non mi piace come l'hai detto. Ma cosa non ti piace come ho detto? Non ti piace come me l'hai detto? Non mi piace come me l'hai detto? Perché loro vanno a vedere, cioè tu a quel punto lì, non che cosa hai detto, cioè non mi piace che tu hai detto questo, non mi piace come l'hai detto. È ovvio che come fai ad andare a sindacare sul come? Non è possibile andare a sindacare sul come. Perché è come? Che cazzo ne so come? Se tu dici come, è come, non posso mai saperlo. Cosa vuol dire come? Come? Come non vuol dire niente. Quindi attenzione, attenzione, annunciazione. Questo è, bisogna fare attenzione a questo, perché i narcisisti tenderanno a dirti, a usare questa frase, tenderanno a usare tantissimo questa frase. Non mi piace come l'hai detto. E un altro mantra tipico del narcisista è: non l'ho mai detto, non ho mai detto questo. Questo fa un po' parte del gaslighting, no? Gaslighting è non l'ho mai detto, cioè cercano di farti passare per folle, cercano di farti passare per pazza. Non l'ho mai detto, il gaslighting. Questo devi tenere presente che viene spesso utilizzato
dai narcisisti questo fatto, cioè il fatto di dire non l'ho mai detto, non oppure cose, se altro, tu hai detto questo, tu hai fatto quello, io non ho mai fatto questo, io non ho mai fatto quello, cioè diciamo tutti i mantra che se vogliamo sono relativi a gaslighting, cioè questo tentativo di farti passare per folle, di farti passare per pazza, perché il gaslighting è proprio questo tentativo di farti passare per folle, di farti passare per pazza, questo è il gaslighting. E poi un'altra cosa che utilizzano spesso i narcisisti è nessun altro è come me. O nessun'altra è come me, perché vogliono assurgere al fatto di essere sempre loro i migliori, nessun altro è come me. Quindi, come a squalificare te, nessun altro come me potrà darti retta, nessun altro come me potrà star con te, nessun altro come me potrà fare questo, questo e quest'altro. E questo è un po' il leitmotiv top dei narcisisti, nessun altro è come me. È un narcisismo che si manifesta spesso in questi modi. E un'altra forma invece di narcisismo, se, un altro slogan, un altro modo di fare dei narcisisti è tutti gli altri sono cattivi. Solo io sono quello buono, tutti gli altri sono cattivi, solo io sono quello buono. E questo lo utilizzano spesso anche qua i narcisisti. E poi sono tutti gli assolutismi, sempre io sono sempre migliore, mai tu non fai mai le cose giuste, tutto, io so tutto. Niente, tu non sai niente. Quindi, come dire, tutti gli assoluti, sono delle cose che appunto i narcisisti, come possiamo dire, delle frasi, dei modi di dire che i narcisisti utilizzano e utilizzano spesso. Ecco, queste sono le varie modalità con cui i narcisisti si manifestano. È importante riconoscerli perché se li riconosci li eviti, se li eviti non ti feriscono, altrimenti è sempre un problema. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo.